Allora, a Rimini, Reggio Calabria protagonista, stranamente, ma in positivo, stranamente tra virgolette. Infatti, stranamente tra virgolette, mi hai preceduto, no? Come ogni anno siamo stati presenti insieme anche a tanti comuni dell'area metropolitana di Reggio all'Assemblea Nazionale dell'ANCI. Fa piacere nel momento in cui vengono valutate in alcuni tavoli le buone pratiche amministrative vedere che in percentuale, per quanto è cresciuta la nostra città per la raccolta differenziata o per la capacità di spesa dei fondi comunitari, da prima dell'avvento dell'amministrazione Falcometà ad oggi, diciamo, ci attestiamo in termini percentuali tra i gradini più alti del podio. È qualcosa che ci inorgoglisce, che inorgoglisce il sindaco, inorgoglisce tutti noi, ed è qualcosa che fa sinceramente ben sperare per il futuro. Esattamente 4 anni fa si andava al voto, oggi ho riproposto le foto mentre il sindaco e gli altri candidati a sindaco andavano a votare. Insomma, in 4 anni adesso vi contestano, almeno negli ultimi periodi, che vi siete svegliati solo adesso. Ma io direi meglio tardi che mai, oppure invece è un percorso che è iniziato sin da subito? Beh, guarda, hai risposto in parte già tu la domanda, perché poi quello che diventa un po' particolare da spiegare ai cittadini, ma chi fa politica lo sa benissimo, che nel momento in cui si introita un finanziamento, tra quelle che sono le procedure burocratiche, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, un definitivo, un esecutivo, un bando e l'avvio del cantiere, passa un lasso di tempo purtroppo, ahi noi, molto grande, che non dipende dall'amministrazione ma dipende da quelle che sono appunto le leggi statali. Questo è il motivo. Faccio l'esempio dei patti per il sud, sono dei finanziamenti avuti nel 2016, stiamo cominciando un anno e mezzo dopo, ma questo anno e mezzo è stato dedicato a espletare tutte quelle procedure burocratiche delle quali ho parlato prima. Anche altre cose, mi viene in mente ad esempio l'aeroporto, la società di gestione dello scalo è fallita nel dicembre del 2016, l'aggiudicazione definitiva si è avuta un anno fa, materialmente dopo, per iniziare a vedere i frutti di un lavoro che è iniziato tanto tempo prima, un po' ci vuole. Ribadisco, è un po' difficile spiegare ai cittadini, ma chi capisce un po' di burocrazia, di amministrazione, credo che possa comprendere bene che purtroppo esistono delle normative che comportano un grande lasso di tempo per poter dare avvio ai cantieri. Ecco, è difficile da spiegare che ci vogliono 30 anni per portare l'acqua del Menta. Ecco, domenica finalmente arriva, quindi sarà un grande giorno per la città metropolitana, ma io direi da Roccaforticiano anche per Roccaforte del Greco. Un po' mi dà fastidio che non venga nominato nelle locandine la diga del Menta, il comune di Roccaforte del Greco, ci terrei che venisse messo. Ma al di là di questo, che è un fatto goliardico o partigiano tra virgolette, ecco, domenica il grande evento, finalmente dopo 30 anni, come dicevi prima tu, per fare le cose in politica occorrono dei tempi, poi dopo 30 anni raccogliete il vero frutto voi, però questo non significa che non ci avete lavorato. Sì, anche perché quando c'è stato l'avvento dell'amministrazione Falcometà e del, che va sempre dato a Cesare quel che è di Cesare, e della Regione Calabria nella persona del Presidente Oliverio, il cantiere era fermo. Per cui voglio dire, c'è stato uno sblocco, si è investito denaro pubblico, si è avuto un sollecito per fare finire le opere il prima possibile. Negli ultimi giorni, e lo dico da cittadino e non da amministratore, stanno succedendo qualcosa che è storico per la città, non solo la diga sul Menta, penso ieri ad esempio all'annuncio della possibilità dell'arrivo di Ryanair in città, possibilità concreta, visto che poi a esporsi è stato proprio l'amministratore di Ryanair, per cui si tratta della voce di chi amministra questa multinazionale. Dopo 30 anni, sì, quello sarà stato sicuramente un cantiere molto complesso, però ribadisco, dobbiamo dare atto che con l'amministrazione Falcometà e con il governatore Oliverio c'è stata davvero una fortissima accelerazione. Oggi viene regalato un sogno, perché immaginare che alcuni quartieri della città abbiano l'acqua razionata e la sera non siano padroni di potersi fare una doccia o di potersi lavare i denti prima di andare a dormire nel 2018 è davvero un qualcosa di assurdo. Questo problema finalmente finirà in ritardo,
però è qualcosa che è davvero storico per Reggio Calabria. Però è evaso un po' la mia richiesta da Rocco Forticciano. No, quello è vero, anche Rovudi, perché credo che insista anche perché nel Roccaforte di... del Greco, scusi, e l'acqua durante l'estate manca. Paradossalmente noi diamo l'acqua a 230.000 abitanti e quindi in questo senso io già ho strappato una promessa al Presidente Oliverio, ma vorrei strapparla anche al Vice Sindaco della città metropolitana Riccardo Mauro. Cioè, in questo senso bisognerebbe fare qualcosa anche per la rete idrica e comunque portare l'acqua anche a Roccaforte. Assolutamente sì, sperando che non ci si metta altri 30 anni, fammi passare ecco la battuta. Assolutamente sì, davvero, ora io parlo da cittadino di Reggio Comune, ma anche per quanto riguarda il resto dei territori dell'area metropolitana, pensare che davvero ci siano delle persone che hanno difficoltà all'utilizzo dell'acqua da un certo orario in poi fa sinceramente specie, per cui è un problema che va risolto non solo per Reggio Calabria, siamo contenti ovviamente che venga risolto nel comune capoluogo, ma l'obiettivo domani è cercare di risolvere il problema per tutta l'area metropolitana della nostra città metropolitana. Grazie. A te.